Ciao, bentornati in una fetta di paradiso, un video veloce veloce per mostrarti gli ultimi acquisti che ho fatto su Shein e ho già fatto un altro ordine. Sì, lo so, mi sta prendendo letteralmente di mano, ma è un ordine prettamente autunnale, quindi dovevo farlo per forza. Allora, ho acquistato in questo ordine quasi tutti gli accessori, poi l'ho fatto veramente perché ho acquistato delle cose da regalare a mia nipote, che ovviamente già sono trasmigrate nella sua cameretta, nel suo armadio, e poi ho preso tutte cosette per me. La prima cosa che ti mostro è questa pochettina che è arrivata così e che è veramente un amore, e quando ti dirò il prezzo che troverai all'interno del monitor, peraltro scontato con il coupon, che io trovo sempre coupon di Shein, a parte negli altri canali delle ragazze che seguo, ma spesso e volentieri metto sconto, codice sconto coupon su Google e vado nel sito di Focus oppure dell'ansa.it e mi escono tutti i buoni sconto, i codici sconto. E in questo caso il codice sconto che avevo utilizzato l'avevo preso proprio da www.ansa.it ed è stato uno sconto del 15%. Allora, la borsetta di cui ti parlo è questa, che è veramente un amore, ragazze. Io mi sono innamorata di questa pochettina che peraltro costa veramente niente, ma veramente niente. E mi è piaciuto questo pendaglio che lo rende elegante nella sua semplicità, perché come vedi è una borsetta veramente grande come la mia faccia, peraltro, perché è veramente piccola. Ha questa catena dorata, qualora volessi portarla così, insomma, dai, un po' più elegantina, no? Sei sempre a un evento, quindi adesso la devo un po' riempire perché altrimenti poi lunedì e rimane comunque con la forma stondata, e poi aperta dentro, qui vabbè, c'è una bustina grande quanto un fazzoletto, quindi dentro ci entrerà giusto fazzolettini, cellulare e chiavi e basta. Cioè, se mio marito mi dice portami questo, non glielo potrò portare, ma sono dettagli che a noi non interessano. Poi un altro accessorio che ho preso e che avevo nel carrello da un'infinità di tempo, alla fine mi sono decisa, e anche questo ha un prezzo veramente ridicolo, oltre che irrisorio, ridicolo, è questa pochettina dove c'è scritto sport. È essenzialmente un marsupio di quelli della mia generazione degli anni 80, quando si utilizzavano i marsupi, però questo, a differenza di quelli di una volta che erano bombati, insomma abbastanza appariscenti. E questo qua invece è fatto proprio per lo sport, quindi tipo se vai a correre e non sai dove mettere le chiavi e il cellulare, tac, parte questo marsupio che è ultra slim, guarda quanto è sottile, ed effettivamente ha due cerniere dove poter mettere eventualmente chiavi e cellulare. Ha poi la qui cintina che si può tranquillamente aprire, chiudere, e anche con la fibbietta qui allargare o stringere, ed è molto molto carina. E ovviamente io l'ho presa sia per quando vado a fare le camminate, ma anche eventualmente al mare, se uno non si vuole portare la cosa in mano, si mette questa e via, passa la paura sotto la pancia e via, e costa veramente niente. Di questa la trovate fucsia e nera e basta, non ha altri colori e all'odore degli articoli da palestra, quindi va bene così. Parlando sempre della palestra, ho qui un articolo che, ahimè, la folle di Valentina, mentre faceva l'ordine, non si è resa conto di averne presi due pezzi. Quindi un pezzo sicuramente lo regalerò, non lo so, o a un compleanno o a Natale a qualcheduno che probabilmente non vedrà il mio video. Quindi tu che mi vedi sai che non andrà regalato a te, ma a qualcuno che non mi segue. E di che cosa ti sto parlando? Ti sto parlando di questo, non lo so come lo devo chiamare, Pinocchietto, può essere? Non lo so. Comunque è un pantalone per allenarsi, fatto tutto così, base nera, con tutte queste macchie di colore, che sembra quasi che gli è dato tipo, come si dice, l'estrema unzione, che invece con l'incenso, con i colori, no? Tipo vernice, effetto vernice, ed è abbastanza, come vedi, corto. A me va sotto il ginocchio ed è molto molto comodo. Il tessuto è bellissimo perché è molto morbido,
E io ho preso una large che però a sto giro forse una M mi sarebbe andata meglio perché mi è un pochino largo qui sui fianchi. Quindi giusto appunto sono contenta che mi va largo, però ovviamente quando ci si allena non è essendo come un pigiama che è meglio che va largo, quando ci si allena forse è meglio che vada stretto, però devo dire che il pantalone è molto comodo. Questo veramente non costa niente, che peraltro pure con l'offerta, nel senso con lo sconto del coupon, è venuto a costare ancora meno, quindi veramente i miei acquisti in quest'ordine sono stati quasi, diciamo, ridicolarmente economici, ecco. Poi ho acquistato due accessori, uno per la cucina e uno per la veranda, per la mia lavanderia che dovrò fare presto, come arriva settembre che fa meno caldo, un restyling, e quindi questo accessorio che ho preso è proprio per fare il restyling nella veranda. Ma ti mostro prima quello che ho acquistato per la cucina. L'avevo visto tra gli accessori della casa e me ne sono letteralmente innamorata. Ti sto parlando del copri forno a microonde. È troppo carino. Allora, prima di tutto è fatto ovviamente standardizzato, nel senso che è una copertura universale che secondo me va bene per qualsiasi forno a microonde. Poi ha il tessuto un po' plasticoso, tipo i copritavola, quelli che con una mano di spugna li lavi e via. Ha i pianeti. Io ho selezionato questo con i pianeti perché è quello che avevo preso per la lavanderia, per il copri microonde era finito, cioè era andato esaurito, e quindi alla fine ho preso questo con i pianeti, che comunque è carino. E la particolarità di questa copertura per il microonde è che sui laterali ha le tasche. Io trovo molto carino perché per esempio ho gli accessori per la macchina del caffè che lascio sempre all'interno del vassoio, così un po' dove si trovano, e invece avere le taschine secondo me è utile perché uno può appoggiare dentro le cosine che io ho sul tavolo essenzialmente. Poi una volta che indosserò questa copertura sul mio microonde metterò una foto su Instagram, quindi se non mi segui su Instagram e hai interesse di vedere come il mio forno a microonde verrà adornato a festa con questo copri microonde, vienimi a seguire, ti lascio qui l'indirizzo del mio account. Per quanto invece riguarda l'accessorio per la lavanderia, questi pure ne hanno un paio che sono stupendi. Adesso nell'ordine che ho fatto adesso per l'autunno ne ho preso un altro che era quello che era andato esaurito quando ho preso questo, che comunque mi piace tantissimo, e sono indecisa se tenerlo tenerlo per me e poi sostituirlo, tipo farne un invernale, un estivo, oppure regalarlo. Non lo so, poi vedrò, eventualmente ne ordinerò altri perché comunque sono carinissimi. E ti sto parlando del copri lavatrice. Questo in particolare, di cui io mi sono innamorata, è fatto a tema gatti. No vabbè ragazze, non potete capire quanto sia carino e puccioso. Poi su Shein trovate sia i copri lavatrice, questi classici con l'oblò davanti, ma anche copri lavatrici con l'oblò superiore. Quindi a seconda della lavatrice che avete, ovviamente potete selezionare o l'uno o l'altro modello. In questo in particolare, di cui io mi sono letteralmente innamorata perché è troppo puccioso, come direbbe mia nipote, o se vogliamo utilizzare un termine aggettivo inglese, troppo cute, è questo. Questo qui, ci sono praticamente i gatti, ci sono i gatti in tutte le salse, gatto col cuore, i pesciolini, il gatto di dietro, di vari colori, vedi? Ah, poi c'è anche la scritta coffee, poi qui che cosa c'è scritto? Cute cat, giustamente, perché come ti avevo anticipato è un cute cat. Poi ci sono le scritte meo, che sarebbe miau in inglese, e troppo 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 carino. Ecco, adesso se tu mi segui con ardore, come io so che tu mi segui, e mi lasci un like e mi scrivi sotto nei commenti lavatrice, io saprò che tu vorrai un video di restyling della mia lavanderia, e quindi ben presto arriverà questo restyling e spero di farlo, non vi dico che ve lo prometto, ma spero di farlo molto di più di come io non abbia fatto per il video decluttering, che è ancora lì in memoria ma non riesco ancora a girarlo. Quindi insomma portate pazienza perché prima o poi questi miracoli avverranno su una fetta di paradiso. Dovete essere fiduciose perché prima o poi avverranno. Richiuso il pacchettino, vado a mostrarvi gli ultimi accessori. Poi ditemi se questi accessori che vi sto per mostrare non sono una cosa di
superlativo mai visto nei negozi, ma guarda lì che lo voglio anche io, lo voglio comprare. È proprio da vere influencer quali non sono. Allora, il primo tra tutti è questo anello, che visto così non si vede niente, quindi lo tiro fuori e ve lo mostro. Ed è questo qui, che è il fratello di quello che avevo comprato in un altro ordine Shein, però base celeste. Adesso sto sul far della sera qui, quindi non so se si veda bene il colore. Comunque è un rosa carne con il polline viola ed è veramente carinissimo. Come me avete le dita piccole, lo potete indossare sull'indice e l'anulare. Se invece avete le dita un po' più grandi, dietro ha tipo una sorta di cernierina e quindi potreste volendo allargarlo o stringerlo qualora avete le dita più piccole delle mie, insomma. Quindi questo insieme alla pochettina andrà, e ve lo farò vedere in un video apposito che durerà una manciata di secondi se non minuti, dove appunto lo indosso. Poi ho acquistato degli orecchini, questi però con mio sommo dispiacere sono arrivati rotti e un parolone, diciamo che una pietra è uscita fuori. L'orecchino di per sé è bellissimo ed è questo, ed è una cascata di fiori rosa, lilla e indaco, veramente indossato è veramente bello, bello bello ragazze. E non su questo ma sull'altro ci sono dei petali staccati. Mi è dispiaciuto, ma se voi vedeste come mi è arrivato il pacco di Shein vi mettereste le mani tra i capelli, perché veramente sono rimasta anche meravigliata che se ne sia, diciamo, rotto solo uno. Poi, sempre in tema orecchini, ho preso questi perché una fetta di paradiso, d'altronde il paradiso dove sta? In cielo. E perché ho preso questi orecchini? Perché mi hanno ricordato il mio nome d'arte e quindi li ho acquistati, oltre al fatto che costano veramente niente. Ho preso le nuvolette, no vabbè, ditemi se non sono un amore questi orecchini, ma che sono troppo carini, ma guardate poi messi quanto sono carini. Allora, la particolarità è che davanti sono bombati ma dietro sono lisci, quindi vi si appoggiano sulla guancia e non vi danno neanche fastidio. E poi ho acquistato un altro orecchino che sul sito nelle recensioni ho bocciato allegramente perché è troppo pesante. L'idea era carina, l'ho presa per l'idea effettivamente, ma il fiore, quello più grande, lo hanno fatto troppo pesante. Ti sto parlando di questo, che è praticamente una margherita, perché c'è anche, vedi, lo stelo con la foglia. E il compagno è un'altra margherita con il petalo caduto, perché è la filosofia del mama non mama, cioè quando tu tiri via i petali e fai il gioco mama non mama. Quindi indossati, questo che ha il pendolo, diciamo il petalo a pendulo, non si vede, e questo è talmente pesante che si tira in avanti, quindi mi ha lasciato un po' interdetta. Questo orecchino non mi ha entusiasmato, anche se l'idea era carina. Poi ho preso altri due orecchini che invece hanno rapito il mio cuore, letteralmente. Ti faccio vedere il penultimo, perché cioè il secondo, perché il primo è il primo. Allora, il secondo, e poi ne ho selezionato un altro nel carrello, che è dello stesso argomento, però è, diciamo, è diverso. Allora, abbiamo l'orologio da taschino, che adesso io non so come farvelo vedere in maniera ottimale. Allora, c'è l'orologio da taschino e la carta a cuore, eccolo qua, ecco. Ecco, perché rispecchia la luce, e quindi non si vede questo benedetto orologio. Aspetta, come te lo metto? Ecco così, forse. Eccolo, l'orologio e l'orecchino a cuore con la lettera, la carta, diciamo, del cuore, le carte francesi queste da poker con l'asso, il cuore. Questo a tema Alice in the Wonderland, che è stupendo, mi è piaciuto tantissimo. Anche questo, ragazze, costa veramente nulla, ma anche volendo fare dei pensierini a Natale, non so, dei regali, magari poi comprando delle scatoline, ovviamente perché qui vi arrivano con le bustine che non si può guardare, però se magari poi uno le mette in una scatolina fatta in maniera diversa, l'orecchino acquisisce tutto un altro valore. E poi ho gli ultimi orecchini che ti mostro, che sono stupendi, veramente stupendi,
e ve l'ho mostrati su Instagram in anteprima, finalmente sono arrivati, sono praticamente due biciclette, di queste le trovate così, con tutte le decorazioni in blu, vedi, non so se si vede in camera, e il cesto dei fiori è bellissimo, e poi qui c'è una finta perla a chiusura, perché sono comunque orecchini a bottoncino. E li trovate anche su rosa, però questi in blu, io avendo d'estate tutto abbigliamento bianco e blu, questo veramente è bello bello, veramente mi è piaciuto tanto, e indossati fanno veramente una bellissima figura. Mi sono piaciuti tantissimo e non costano niente anche questi, sono proprio belli, belli belli. Quindi con questo è tutto, io e le mie guanciotte sudate vi salutiamo, spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo nel prossimo video che sarà probabilmente una videoricetta, quindi rimani sintonizzato con me, e quanto prima o prima di questo o subito dopo questo, non so bene in che modo, arriverà la video collaborazione con Kika73, quindi porta pazienza che arriviamo sui vostri monitor. Detto questo ti saluto, un bacio grande, al prossimo video, ciao!